La vita nelle strade di Sarajevo ha una parvenza normale. Ma solo 15 anni fa, questa città, un tempo simbolo della convivenza tra popolazioni di diversa etnia e religione, viveva in stato d'assedio. 3 anni di assedio e la fine della guerra hanno cambiato la città. Nella piazza dove si gioca a scacchi, oggi sono quasi tutti contadini, persone arrivate dopo. La città si è come ruralizzata, accogliendo tanti profughi dalle campagne. Agli inizi degli anni 90, la fine della guerra fredda e il processo di dissoluzione della Jugoslavia travolgono le popolazioni civili. Prima, Slovenia e Croazia, dichiarando la propria indipendenza, provocano la reazione dell'esercito federale jugoslavo, innescando la guerra. Poi, con il referendum per l'indipendenza della Bosnia nel 1992, inizia la guerra più cruenta della dissoluzione jugoslava. Ritornano così in Europa guerra, genocidio, campi di concentramento e milioni di profughi. In queste strade bisognava correre per sfuggire al fuoco dei cecchini, quotidiani dispensatori di morte nei giorni dell'assedio. 200.000 morti, 2 milioni di profughi e rifugiati. Il lento ritorno alla normalità inizia con gli accordi di pace di Dayton nel 95, sotto la protezione della comunità internazionale. Ma le ferite sono profonde e rimangono 300.000 mine antiuomo disseminate ovunque a ricordarlo. La logica dei diversi nazionalismi, che puntavano alla creazione di stati omogenei tramite la pulizia etnica, ha in parte vinto. La linea del fronte di un tempo segna oggi il confine tra la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serba di Bosnia, le due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina. Doboj, città a nord di Sarajevo, si trova proprio su questo confine. Qui la guerra è stata particolarmente cruenta ed oggi la popolazione di un tempo vive separata in 3 diverse municipalità: Doboj, Doboj Sud ed Ussora. Ma proprio da qui può venire la speranza di un futuro di pace. È a Doboj che il dialogo interetnico ha saputo diventare azione comune, grazie a un progetto di microcredito del gruppo di volontariato civile e al sostegno della cooperazione italiana. Il progetto oramai è in fase di chiusura. Durante questi anni abbiamo provveduto assistenza in molti campi diversi, che vanno dalla costituzione stessa delle cooperative, che nascono tutte e 3 da associazioni di agricoltori, e quindi queste associazioni di agricoltori sono state poi costituite in cooperative. Abbiamo fatto formazione qui in Bosnia insieme con diverse entità italiane, tra le quali Borea, la Lega delle Cooperative, e con istituti di eccellenza del paese. Poi abbiamo fatto anche delle visite in Italia per poter fare in modo che i soci di queste cooperative, i dirigenti soprattutto, si rendessero conto dell'importanza che la cooperativa può avere nello sviluppo, come motore di sviluppo per l'agricoltura di questo paese. Mi chiamo Branko Joksimovic, sono membro della cooperativa Kozue e l'anno scorso ho avuto modo di visitare le cooperative di Reggio Emilia. Proprio in questa mia visita a Reggio Emilia in Italia mi è venuta l'idea di avviare una moderna fattoria, un allevamento di mucche da latte. L'idea iniziale era di avviare un allevamento inizialmente con 100 capi, quindi visto che non ho molta terra e questa cosa limita il mio progetto, quest'anno ho organizzato la produzione di mangime per 20 mucche da latte. Questo è il mio punto di partenza per raggiungere il mio obiettivo.
E proprio avendo visto come funzionano le cooperative in Italia, volevo organizzarmi anche per la produzione del mangime con altri soci della nostra cooperativa. Projekat i parcijalno povećavati do svog zamišljenog cilja. Attraverso il progetto del GVC ho acquistato un miscelatore per mangimi con una capacità di produzione tra i 500 e i 700 kg all'ora, 3.000 euro di finanziamento. La macchina mi serve molto perché allevo diversi animali, la uso anche per maiali e vitelli. Spero che avrete modo di tornare per vedere quello che riuscirò a creare e dare il vostro parere. L'ultima osservazione sull'Italia è che gli italiani sono molto ospitali, ci hanno mostrato tutte le loro esperienze positive per vedere cosa si può trasferire sul nostro territorio. E ritengo che la Bosnia e Erzegovina non debba vagare, l'Italia è così vicino, molte cose dobbiamo solo copiarle e portarle in Bosnia. Solo così diventeremo una società avanzata, pronta per l'ingresso nell'Unione Europea. Možemo ući u Europu. Nella nostra cooperativa siamo in possesso di un gregge di pecore che ci serve per produrre concime organico. Grazie alla collaborazione con GVC di Bologna abbiamo una cooperativa importante. La nostra collaborazione è nata 5 anni fa. Inizialmente pensavamo di usare questo tipo di trattamento solo in produzione della frutta. Invece oggi usiamo questo metodo per tutta la produzione per avere cibo sano trattato biologicamente. Grazie alla collaborazione con GVC e alla pazienza di loro collaboratori abbiamo avuto un periodo di 15-20 mesi di formazione per realizzare questo progetto. Il loro incoraggiamento nell'arco di tutti questi anni è stato decisivo. Abbiamo anche visitato Bologna, terra conosciuta per la produzione di cibi sani. Noi abbiamo ricevuto da GVC un frigorifero con il quale riusciremo ad esportare in Italia il nostro prodotto. Dopo 40 anni di lavoro nella fabbrica di conserve di Doboj, quando sono andata in pensione mi sono resa conto che in realtà avrei dovuto continuare a lavorare. Ho avviato un'attività del genere in casa, facendo produzioni artigianali, poi ho visto che vi era lo spazio sul mercato e quindi abbiamo deciso di fondare l'etichetta e tutta la linea produttiva a livello industriale. Quindi ho preso il credito per costruire la struttura e poi attraverso la cooperativa Kozue ho ricevuto finanziamento di microcredito per acquistare gli altri macchinari. Qui nella zona non c'è più nessuno che fa questo tipo di prodotti, quindi io da sola ho deciso di avviare questa attività anche per far vedere agli altri che se c'è la buona volontà e un po' di sostegno da parte di qualcuno, insomma, ci si riesce. Ho ricevuto un prestito di 3.000 euro tramite il progetto di microcredito e altri 3.000 euro a fondo perduto, in tutto 6.000 euro di finanziamento.